So if people often get depressed, they will have a strong component of yekko in the energetic makeup. Quindi se è una persona ha una tendenza verso la depressione, avranno una componente molto grande di oyekko nella loro vita. But I find the yekko ecstatic. Ma io trovo yekko molto statico. If I go in there, brilliant ideas appear within moments. Se vado lì, mi vengono delle idee brillanti in pochi in poco tempo. Scusa, statico o estatico? Perché uno è estasi e l'altro è staticità. C'è una di differenza, ma c'è una grande differenza. Sì, sì. Estatico o statico? Per me è statico, estatico. Per l'altro è statico. Sì. Statico. Quando penso a sentire come statico, temo. Yekko come è statico. Ah, quindi lui ha detto è statico. All'end di meno. Okay. Allora, alcune persone lo provano, lo vivono come statico, altre lo vivono come estatico, per cui arrivano lì e si sentono estasiati da questo. Lui, parlando di se stesso, si riferiva a statico. Yeah, many of these distinctions are important because they're both often usually true. But statico, stuck in the echo. I'm so... Well, we had a demonstration of that the last time here, for example, and then it became... You experienced changing from the echo static to a echo estatic. Yeah. Yes. Sì, sono delle distinzioni importanti, perché come la volta scorsa abbiamo avuto proprio l'esempio di come una persona appena entrato in un echo si trova proprio bloccato, statico, e vede proprio questa trasformazione dallo statico allo estatico. All duals are somewhat paradoxical when you try to describe them. Sì, tutti gli duals sono in un certo modo paradossali quando si cerca di spiegarli. And it can be somewhat confusing. What does it mean exactly? E può essere creare un po' di confusione nel cercare di capire cosa significa esattamente. But it doesn't signify something exactly. Ma non significa un qualcosa di esatto. The closest scientific term to an adult is a strange attractor. L'unico termine, quello più preciso, è il termine scientifico di attrattore estraneo. And that's something you can't prove is there, except as soon as something comes near it, it changes. E che cosa è questo? È un qualcosa che non puoi dimostrare che si trova lì, ma ci deve essere, perché appena si avvicina un qualcosa, quel qualcosa si trasforma o cambia. So different books describing Turoban. Qui diversi libri in cui c'è la descrizione di Oturukun. I'll just move this so it's, even though the back of his head is very handsome. Adesso sposto un attimo, oh. Che se è bella la sua testa da dietro. Non l'avevo visto. Yeah, so Oturukun in some books may be the interpretation may say poison. In alcuni libri l'interpretazione di Oturukun potrebbe essere quella di veleno. Or look after your children. Oppure bada ai tuoi bambini. Or spiritual survival. Oppure sopravvivenza spirituale. Yeah. What's that got to do with each other? Cosa hanno a che fare uno con l'altro? So Oturukun is the dual formation of character. Sì, Oturukun è il dio della formazione del carattere. A caterpillar cannot understand a butterfly, a tadpole cannot understand a frog. Il bruco non può capire la farfalla, e il quello che diventa la rana, qual è? Gerino. Non può capire la rana. And yet there's a
process, the formation of character to be honored, but no one can see. Will this be a beautiful prince or ugly toad? Ugly toad is beautifully ugly, so that's okay too. Sì, c'è un processo lì proprio di trasformazione, anche se non è del tutto comprensibile, visibile, ma un pigirino poi può diventare un brutto rospo, ma comunque bello nel suo essere un brutto rospo. So Jen, most interpretations Cuban of the Turapan look rather negative. The come from Cuba. Ah, Cuban, ok. Molte interpretazioni di Oturupun cubane vedono, possono vedere Oturupun in questi termini. Because the one common way you see Oturupun is a priest dressed in black telling you what your character has to be. Sì, è un'interpretazione molto comune di Oturupun, è quella di un prete vestito di nero che vi dice come deve essere il vostro, come deve diventare il vostro carattere. So there's little support on earth of people becoming the character that they are. Qui c'è molto poco sostegno, appoggio sulla terra, su come deve diventare il carattere di una persona. But one man in Slovenia was officially an incurable schizophrenic. Sì, c'è un uomo in Slovenia che ufficialmente soffriva di schizofrenia incurabile. And he was the only person in a large therapy class I had that always looked at the client, always listened, did the correct exercise and did it well. E lui era l'unica persona in un gruppo molto grande che guardava il cliente quando si facevano le sedute, ascoltava i clienti, faceva proprio tutti gli esercizi molto bene. And I think the definition of incurable schizophrenic means the parents couldn't change him from being gay. E credo che la definizione di schizofrenico incurabile fosse proprio quella che i genitori non riuscivano a cambiarlo, cioè a far sì che lui non fosse gay. And it just wasn't his character to be straight, and the parents had to change him because what will the priest think? What will the neighbors think? E proprio non era nel suo carattere quello di essere eterosessuale, no? Cosa avrebbero pensato i genitori o comunque il prete poi del paese? And what I cared about, can he listen to the client? And he was good at doing that, and that's what the main quality I needed. Invece per me quello che era importante era, no, se era capace poi di ascoltare il cliente e ascoltare poi i bisogni dei clienti, e lui riusciva a fare questo. Yeah, so that's the Turapan in the very negative, you know, making someone be a shape and then they don't like that and it's called symptoms. E questo è un Turapan proprio nel suo lato più negativo, quello di voler a ogni costo cambiare una persona senza il volere dell'altro, e questo viene poi chiamato